In vista della riapertura fissata per il 26 di aprile, bar e ristoranti stanno lavorando per essere pronti al tanto atteso giorno. Attività che però potranno essere riavviate solo da chi ha la possibilità di uno spazio idoneo a ricevere la clientela all'aperto con il servizio al tavolo. Ma con l'attività esclusivamente all'aperto, il meteo sarà l'incognita con cui gli operatori dovranno fare i conti quotidianamente. Una norma che dice che impone la riapertura solo all'esterno, nonostante sia stata veicolata sulla stampa con grande entusiasmo, non è una riapertura, anzi... E poi, come tutte le norme, produrrà degli effetti concreti sul comparto, e quindi vi sarà una vera e propria incongruenza tra attività che potranno riaprire perché già hanno degli spazi esterni allestiti e quindi magari potranno godere di qualche beneficio, altre attività che non potranno riaprire, altre ancora che si troveranno nella condizione di dover investire ulteriori fondi per allestire gli spazi esterni, o addirittura provare a lavorare in una situazione ottocentesca alla bella e meglio, cioè valutare di volta in volta se il tempo permetterà di lavorare o meno, se piove, se nevica, se tira vento. I ristoratori dovranno fare quindi i conti con le previsioni del tempo. A me sembra oggettivamente che sia una norma mal pensata e di difficilissima gestione. Per chi volesse tornare al lavoro all'esterno, come è stato detto, anche gli spazi esterni sono soggetti a delle regolamentazioni sotto il profilo sanitario, sotto il profilo della gestione dei servizi, quindi è chiaro che andrebbe fatto un investimento. C'è uno studio che ha prodotto la FIPE sulla stampa che valuta l'investimento medio per un allestimento esterno su una cifra di 25.000 euro. Ora mi chiedo se si possa chiedere a un comparto ridotto in queste condizioni da una gestione estremamente contraddittoria, se si possa chiedere proprio in questo momento un investimento ulteriore per tornare al lavoro. Io credo che qualcuno abbia perso il controllo della situazione.